Buonasera Dotti e benvenuti in questa ultima diretta della settimana, ovvero l'ultima diretta dei giorni feriali, perché molto probabilmente la terrò anche domenica dalle 18 alle 20. Qui Manuel Trotta, trader indipendente e professionista da oltre 14 anni ormai. Anche oggi ho portato a casa un discreto profitto di circa 850 euro, quindi ben oltre il 135% di ROI, profitto che poi vi mostrerò se ne avrò il tempo. Ultimamente sto lavorando con decine e decine di imprenditori che vogliono diversificare la loro liquidità, quindi il loro patrimonio mobiliare, imprenditori con i quali ho creato un gruppo elite che si aggiunge agli altri gruppi Facebook e Telegram che sono gestiti da validissimi esperti della famiglia, della numerosissima famiglia Fast Forecast. Ormai siamo quasi 20 che lavorano sia in front-end che in back-end per mandare avanti questa eccellente azienda di formazione, nella quale promuoviamo come unica analisi e insostituibile analisi l'analisi statistica descrittiva ed inferenziale, per la quale ovviamente sono l'unico esperto in Italia e in Europa. Prossimamente ci saranno delle novità, in quanto ho testato il broker con il quale ormai collaboro da diversi mesi, Teletrade, che ha anche sede a Roma, che ci ha messo a disposizione un validissimo referente diretto con cifre ovviamente molto molto più alte. Quindi lavorerò prossimamente le concordanze alta e altissima con 5.000 euro di stop loss su equity ad Antimartingala. Queste operazioni verranno lavorate su oro, esclusivamente sui movimenti short, e sono complessivamente 37 nell'arco dell'anno. Tutte le altre concordanze minime e medie le lavorerò con 500 euro ad Antimartingala, quindi in questo caso sto spacchettando in relazione alle concordanze e destinando in relazione alle concordanze determinati capitali più o meno alti. Questo perché ovviamente, come nel caso di oggi, se avessi lavorato in concordanza alta o altissima il movimento long su oro restituito dalla statistica, avrei guadagnato, investendo 5.000 euro, 14.400 euro, quindi mi sarei trovato sul conto 14.400 euro, quindi un profitto di 8.500 euro. Avendo oggi invece la concordanza media, questo segnale, lavorandolo con 500 euro, è ovvio che ho portato a casa soltanto, si fa per dire, 850 euro, che sicuramente schifo non fanno, in quanto l'operazione poi è durata pochissime ore e si è conclusa allo scoccare delle 9:11, momento in cui ho dovuto, purtroppo o per fortuna, chiudere l'operazione perché il terzo ordine Antimartingala mi è partito con uno slippage importante in relazione agli 8 dollari di distanza tra un ordine e l'altro che avevo identificato. Quindi se fosse partito il quarto ordine con 0,97 lotti, l'insufficienza in termini di margine avrebbe messo a dura prova il conto, quindi ho preferito chiudere in profitto l'Antimartingala nel momento in cui mi sono accorto di ciò. Allora, volevo nel frattanto che vi unite avviare anche la diretta su Instagram. Vediamo se riesco. Io puntualmente la sera ho il telefono scarico e quindi puntualmente la sera, aspettate che puntualmente la sera niente,
Vabbè, la descrizione la modificherò successivamente. Puntualmente la sera sto collegato a qualsiasi presa elettrica di casa. Allora. Vediamo un po', però qui è troppo. Buonasera a tutti, come ieri sera ritento la diretta anche qui su Instagram. Quindi sempre io Manuel Trotta, che fortunatamente è arrivato anche questa settimana, alla fine di questa settimana, settimane che sono diventate a dir poco pesanti perché sono costretto ogni mattina a svegliarmi alle 6:30 in quanto devo accompagnare sia l'una figlia che l'altro figlio, l'una al Cristo Re e l'altro al Nido Santa Teresa. E nonostante sia il secondo abbia il secondo 10 mesi, comunque deve entrare entro le 8 e 10. Con il metodo steineriano sono molto molto ligi. Allora, quindi questa sera anche qui su Instagram ritento la diretta, non sono espertissimo di Instagram, non garantisco che la diretta verrà mantenuta fino alla fine perché anche questa sera ho lo smartphone carico. Intanto importante che tutti siate collegati su Facebook o su YouTube perché questa sera parleremo di indicatori statistici come APR e ADD. Spiegherò che cosa sono e perché sono così importanti. L'uno per fare inferenza, soprattutto per fare inferenza, l'altro per indicare quale sia, per sapere quale sia la valuta che più di tutte deve essere compravenduta. Intanto, ciao Marco Salvaterra, ciao Loris De Marchi, ciao Facebook User. Ciao Facebook user, non riesco a leggere i nomi di tutti se scrivete da Facebook, quindi vi chiedo di presentarvi nei commenti scrivendo anche il nome e cognome. Marco Salvatera, potreste adoperare un vecchio cellulare per fare queste varie cose? Purtroppo i vecchi telefoni non riescono a sostenermi nell'attività. Ciao Gabriele, allora, ci sono operazioni che oggi avete inserito a mercato dopo aver identificato l'ipotetico capitale che dovete necessariamente investire da qui a 100 operazioni per uno strumento finanziario che avete deciso di lavorare. Nel mio caso lavoro solo oro, esclusivamente oro, soprattutto sui movimenti short, di cui so in larghissimo anticipo quali saranno i giorni in cui dovrò entrare short. Da qui a fine anno. Ciao Stefano, ciao Demetrio. Buonasera a te. Ciao Giovanni. Ciao Stefano. Stefano Nicano, GBP NZD, come ti è andata? Profitto o perdita? Sei in profitto di quanto sei andato in profitto? Ti devo fare queste domande perché io al di fuori di oro non so nient'altro. Non, ovviamente sulla mia piattaforma, sia che si tratti di smartphone, sia che si tratti di MT4, ho soltanto oro. Questo per limitare al minimo eventuali distrazioni e perdite di tempo. Allora, Fabrizio Trapani, ciao Manuel. Allora, Fabrizio Trapani, ciao Manuel, buonasera. Ma se perdiamo l'ordine madre su oro, ma il prezzo va nella direzione stabile, consigli di entrare al primo prezzo dell'antimartingale e poi montare tutto fino al target, oppure muoversi con il file antimartingale manuale? Allora, Fabrizio Trapani, non so tu che pacchetto abbia, so che sei studente, perché l'hai dichiarato varie volte. Ti informo di un fatto che ho già condiviso ieri sera. Tutti riceveranno nuovi livelli di
ingresso in quanto abbiamo efficientato l'utilizzo della distribuzione TD Student per tutti i pacchetti, sia in termini di livelli estremi, livelli medi e livelli intraday, e siamo riusciti ad ottimizzare l'efficienza di questi livelli estremi, medi ed intraday di un 4%. Quindi, sulla base di questo, si ridurranno al minimo eventuali occasioni in cui gli ordini non partiranno. Questo perché è nostro dovere, siccome sappiamo quali sono i segnali, siccome sappiamo quali sono gli esiti, che partano la maggior parte delle operazioni, perché meno operazioni si fanno e più si mette in crisi il sistema, ok? Quindi, nel momento in cui non partono una serie di operazioni, noi dobbiamo necessariamente intervenire efficientando il sistema, efficientando la distribuzione TD Student, perché potremmo incappare successivamente, nel momento in cui partano le operazioni, anche in statistiche consecutive negative. Quindi è nostra responsabilità, nel momento in cui accade questo, efficientare la distribuzione TD Student. Viene da sé che comunque nel momento in cui ci sono soprattutto concordanza alta e altissima, se il livello estremo, per esempio, non viene identificato, non viene raggiunto dal livello di prezzo, come è capitato ieri, in cui neppure il livello medio è stato raggiunto dal livello di prezzo, si può e si deve entrare a mercato. Quindi si entra a mercato, ovviamente si aumenta la probabilità di un eventuale ritracciamento, sì, però se la concordanza è alta e altissima e l'operazione va in profitto, fate dei bei profitti, ok? Quindi utilizzate il file per antimartingala manuale qualora decidiate di entrare a mercato. Ripeto che comunque abbiamo ridotto ulteriormente al minimo le possibilità che i livelli estremi, medi ed intraday possano non essere intercettati dal movimento di prezzo. Fabrizio Trapani, dimmi, dammi un feedback se sono stato chiaro abbastanza. Ciao Matteo Console, ciao Alessandro Mason, ciao Gianluca, ciao Pitulino, ciao Anni69, ciao Razio, ciao Onur, ciao Bellizzi, ciao Maurizi, ciao Joseph. Se avete domande fatene pure, si parla di indicatori statistici come APR e ADD, dei quali vi parlerò nello specifico in seguito. Allora, Michele Fiore, oggi short oro 2600 euro di profitto, ottimo, quindi circa... Ah no, Stefano Nicano... Allora, ciao da Michele, oggi short oro 2600 euro di profitto, ottimo, mi raccomando, il profitto toglilo dal broker, lascia soltanto, sul broker soltanto la cifra che dovrai utilizzare per le prossime antimartingale, quindi la cifra che hai identificato da qui alle prossime 100 operazioni su un determinato strumento finanziario, come nel tuo caso è oro, e risparmia la maggior parte dei profitti. Ciao Thomas, ciao Davide, ciao Vincenzo Mac. Stefano Nicano, circa il 200% di ROI. Ottimo, Stefano Nicano. Tra poco la Ferrari. Ottimo, se ti piace la Ferrari, io alla Lamborghini preferisco sempre la Ferrari, che è sicuramente più elegante e si addice più al mio stile di vita, che sta diventando sempre più da pensionato praticamente. Non corro neppure più in macchina. Mi rompe pure correre ormai. Loris De Marchi ha dato un ottimo consiglio. Per chi non vede visualizzato il proprio nome, devi dare l'autorizzazione qui. Ottimo. Quindi Loris ha risolto il problema. Grazie. Carlo Esposito. Ciao Manuel, ho una domanda sul foglio direzionale. Che vuol dire il foglio direzionale? Se entro la mattina presto, il foglio direzionale è abbastanza maturo? Nel senso che lo strumento ha lavorato solo la notte, è chiaro cosa intendo? No, perché non so che cosa sia il foglio direzionale. Prova a spiegarti meglio, Carlo. Fabrizio Trava, ok, grazie, vado a rivedere il video di antimartingala manuale. Ottimo. Ho condiviso all'interno del gruppo Roy Trading Grammaticus, sotto l'argomento ultima edizione videocorso Roy Trading, una serie di video utili aggiornati in funzione degli ultimi efficientamenti che sono stati fatti al sistema. Ciao Dinuzzone, ciao Manuel,
Ciao, ma lo stop loss lo metti? No. Noi identifichiamo un capitale, nel mio caso di 500 euro fino ad adesso, per tutte le concordanze. Successivamente sarà di 500 euro per concordanza media e minima e 5.000 per alta e altissima. Quindi è come se lavorassi con due portafogli monetari differenti in funzione delle concordanze. Non mettiamo lo stop loss in quanto utilizziamo lo stop loss su equity. Quindi inseriamo sul nostro conto reale, nel mio caso Teletrade, soltanto la cifra che abbiamo intenzione di rischiare o investire per quella specifica antimartingala. Personalmente lavoro solo oro, soprattutto sui movimenti short. Gli stop loss li utilizziamo solo nel momento in cui il file per antimartingala, sia manuale che automatico, ci dice di spostare ad un determinato livello lo stop loss in profit di tutti gli ordini partiti, così che possiamo, superato il 135% di ROI almeno, che è il profitto minimo che dobbiamo portare a casa mediamente per ogni singola antimartingala, proteggere profitto e capitale. Ciao Metmar. Allora, Demetrio Pansera, dovessi informare alcuni studenti a quanto corrisponde un pip su oro, perché alcuni lo chiedono a me. In che senso? Lì noi utilizziamo una variazione in dollari per quanto riguarda sia il file per antimartingala automatico che manuale, quindi una distanza di 8 dollari equivale a circa il 4,3% di variazione percentuale 1, ok? E per quanto riguarda l'utilizzo delle A invece, nel momento in cui sono 8 dollari sono 800 punti, quindi una distanza di 8 dollari con l'utilizzo delle A si trasforma da 8 dollari a 800 punti. Se fosse 10 dollari di distanza sarebbero 1000 punti. Se fossero 2 dollari di distanza sarebbero 200 punti. Se fossero 20 dollari di distanza sarebbero 2000 punti. Ciao Giovanni Porrello. Allora, aspettate, Marco Salvatera, hai preso in considerazione la supercar elettrica? No, no, non mi piacciono assolutamente le supercar elettriche perché a me piace il sound del motore, sono drogato del sound del motore, se non c'è è come se non avessi la macchina, preferirei andare a piedi. Allora, Facebook user, Manu, oggi la mia prima operazione, ottimo! Vediamo un po' come ti è andata. Stamattina sono entrato in VTI e sono stato in perdita per molto tempo dalle 17 alle 18. Alle 18 ho deciso di chiudere. Non per paura, ma perché vedevo che il trend era in salita e io ero a ribasso. Ho chiuso alle 18 con un minimo profit. Cosa dici? Avrei dovuto chiudere alle 19 come da file? Grazie. Sì, devi chiudere l'operazione entro le 19, sia essa in parziale perdita, break even, in parziale profitto. Ovvio che se vai in trade out o a target si chiude automaticamente prima. Quello che bisogna imparare è avere pazienza perché i mercati non li possiamo assolutamente in alcun modo manipolare e nel momento in cui il prezzo è in trading range purtroppo c'è solo da attendere. Ah, Matteo Alberto Percivalle ha fatto un'interessante domanda. Quando pensi che si possa versare sul conto delle trade con carta di credito anziché con bonifico? Ieri ho mandato un audio messaggio a Fabio Mieli, che è il nostro referente diretto in Teletrade, e ho chiesto lui, ciao Giulio Lom, ciao Daniele Badami, ho chiesto lui innanzitutto se ci fossero dei limiti in relazione a determinati lottaggi per ogni singola operazione che monta l'antimartingala e sulla totalità delle operazioni che montano l'antimartingala, che costituiscono l'antimartingala. In entrambe le circostanze non ci sono limiti, quindi io posso aprire qualsiasi lottaggio per ogni singola operazione, posso montare un'antimartingala con un totale di qualsiasi lottaggio. In più gli ho chiesto quando cercherete di adoperare come metodo di accredito e di ritiro la carta di credito anziché il bonifico, ha detto che stanno testando vari gateway di pagamento. Non sono ancora soddisfatti, nell'arco di 2 mesi inseriranno anche carta di credito.
Allora, com'era oggi la concordanza su oro? La concordanza su oro short non c'era. Quello che ti posso dire è che io ho un file nel quale raccolgo tutti i segnali che random vengono restituiti, esiti, roibot, e te lo posso dire solo da lì, andandolo a consultare. Questi sono tutti i segnali che vengono restituiti giorno per giorno, random, dalla statistica che poi vengono filtrati per ben 2 volte e sistemati nel foglio esiti del file esiti ROI Trading 2.0 performante dal più performante al meno performante in termini di ROI. Per quanto riguarda oro, oggi c'era concordanza minima long. Infatti ho comprato dal livello estremo, dal target estremo di ieri sera fino a 1805. Dov'è Parallels? Qui. Sto aprendo la piattaforma da PC. Vediamo un po' se batteria tiene ancora. Grazie a te. Allora, buonasera Manuel, hai detto, se non ho capito male, che oggi c'era un segnale long su oro, SBS dava short, oppure ho visto male? No, no, hai visto bene. Filtro direzione, quindi indicatore di direzione dava long, SBS dava short, quindi c'era concordanza minima. Infatti il segnale nel foglio esiti non so se sia stato restituito o meno. Ludovico Brogni. Ciao, sono nuovo. Mi spieghi come sia possibile con 50 euro ad operazione se normalmente servono molto di più per entrare a mercato, esempio oro, si possono ottenere questi risultati? È perché utilizziamo l'antimartingala. Quindi la statistica ci restituisce dei segnali random che vengono filtrati per ben 2 volte in funzione dei 31 strumenti finanziari. Io lavoro solo oro, soprattutto sui movimenti short. Questi segnali poi vengono classificati, o meglio, sistemati dal più performante al meno performante in funzione dello strumento finanziario che si sceglie. Nel mio caso, oro. Vado sul foglio specifico dell'antimartingala automatico o manuale e in base, in relazione a 50 euro, io riesco a montare un'antimartingala. Ok? Antimartingala che non è altro che una consecuzione di ordini con lottaggi sempre più alti che si aprono con il profitto generato dai precedenti. Allora, quindi ho questa mattina, per esempio, aspettate che devo fare un nuovo share screen qui, share screen, no, scheda con questa qui. Dovreste riuscire a vedere la piattaforma. Questo è l'altro conto. Vediamo se ho registrato l'altro conto. Dovrebbe essere questo. Login. Un attimo di pazienza. Ah, qui ce ne sono parecchi. Ciao Francesco, ciao Valentina, ciao Francesco, ciao Daniele. Allora, datemi un attimo di tempo che si carichino le piattaforme. Non va? Com'è che non va? Login? Forse è questo?
Eccolo. Allora, per esempio, questa mattina ho fatto il by stop iniziale? Eccolo qua. Questa è l'antimartingala. Nel mio caso ho aperto un'antimartingala by suoro dal precedente livello estremo di ieri sera, di ieri, che era in area 1787, se non ricordo male, con un ordine by limit 0,52 lotti in funzione di un capitale che, di 500 euro per questa antimartingala. Ok? Quindi a livello 1787 circa. Ho aperto un ordine di 0,52 lotti con obiettivo 1841. Nel momento in cui è partito questo primo ordine, ho inserito tutti gli altri dell'antimartingala, quindi il secondo di 0,34 a 1795 circa, il terzo con 0,58 lotti a 1808 circa, e poi i restanti che non sono partiti. Perché non sono partiti? Perché ho dovuto chiudere l'antimartingala in profitto. In quanto mi aveva aperto il terzo ordine, anziché ad una distanza di 8 dollari l'uno dall'altro, ad una distanza di 13 dollari. Quindi mi si era sballata l'antimartingala per effetto dello slippage. E se avessi lasciato correre, se mi fosse partito il quarto ordine a 0,97, molto probabilmente non avrei avuto sufficiente margine a disposizione per mandare avanti l'antimartingala, in quanto ogni singolo ordine dell'antimartingala, il primo si apre impiegando più del 50% del margine del capitale che avete deciso di mettere a rischio, nel mio caso 500 euro in questo caso. Tutti gli altri si aprono con i profitti generati dall'ordine precedente. Quindi nel caso specifico ho portato a casa 763 euro con il primo ordine, 285 euro con il secondo e meno 180 euro con il terzo, per un profitto perdita totale di 850 euro, quindi ben più del 135%. Se avessi lavorato con 50 euro, ovviamente avresti portato a casa 85 euro. Se avessi lavorato con 5.000 euro, avresti portato a casa 8.500 euro. È chiaro, Ludovico Brogni? Allora, Loris De Marchi, con che criterio hai fatto partire l'operazione long su oro? Perché c'era concordanza minima long su oro e io so che le prossime operazioni short con concordanza media e alta cominceranno tutte dal 9 febbraio in poi. Quindi ho comprato al target estremo di ieri e ho lasciato correre fino ad oggi. Sì, l'indicatore dava questa informazione. Allora, Carlo Esposito, vediamo se questa volta. Manuel, in riferimento alla domanda di prima che non hai capito, mi riferisco al foglio che si trova nei livelli medi, short vs long. Ah, ok, analisi della direzionalità. Questo foglio lo guardiamo prima di entrare a mercato, giusto? Se entriamo a mercato la mattina presto, quando le borse più importanti devono ancora aprire, è affidabile consultarlo tra le 6 e le 8? Sì, certo, perché questo grafico della direzionalità è in funzione dei segnali che già sono restituiti dalle 23:30 in poi. Quindi dalle 23:30 in poi il grafico della direzionalità che ci dice quali sono le valute più o meno le valute che più di tutte devono essere comprate o vendute si aggiorna dalle 23:30 in poi. Il grafico della direzionalità, quindi lo puoi consultare, poi automaticamente filtra per la terza volta tutti i segnali che vengono restituiti all'interno del file livelli medi ed intraday con analisi della direzionalità e ti restituisce dei segnali sistemati dal più performante al meno performante, quello che più di tutti deve essere compravenduto. Quindi andiamolo a prendere. Ovviamente per questo, anche per questo file ho registrato un video.
Eccolo qua. Oggi il grafico della direzionalità ci diceva che NZD CAD doveva essere comprato, quindi bisognava comprare NZD e vendere CAD perché il grafico analisi direzionale dice che l'NZD è comprato nell'85,71% dei casi totali. E il CAD è venduto nel 100% dei casi totali. Ad ora, in funzione al prezzo di chiusura precedente, si è portato su di uno 0,14%. È chiaro, Carlo? Facebook user, anch'io buy in demo. Alessandra. Comincia a lavorare reale, i demo non contano a nulla. Investi anche solo 20, 25, 30 euro ad Antimartingala con l'obiettivo di portare nel più breve tempo possibile il tuo stop loss su equity a 50, perché 50 euro ad Antimartingala deve essere il minimo per tutti. Allora, Facebook user, Manu, visto che sappiamo che bisogna lavorare 100 operazioni della stessa coppia o valuta senza EA. Tu non hai le A, mi consigli di lavorare su MT4 aprendo più conti e con ogni conto lavorare su singola coppia per essere più ordinato e lavorare in equity? Visto che sappiamo che bisogna lavorare 100 persone alla stessa coppia valuta. Dipende dal tuo capitale. Se tu hai deciso di investire per questo, con questo metodo Roy Trading 5.000 euro ipotetici sulla base delle successive 100 operazioni, devi necessariamente scegliere uno strumento finanziario e quindi lavorare con almeno 50 euro ad operazione. Se tu hai 10.000, puoi scegliere due e quindi lavorare 50 e 50 euro ad Antimartingala per due strumenti finanziari, oppure investire tutti i 10.000 e quindi lavorare con 100 euro ad Antimartingala per uno strumento finanziario. Se hai 15.000, ne puoi scegliere tre. In funzione di questo, puoi scegliere più o meno strumenti finanziari. Consiglio a tutti comunque di lavorare soprattutto oro, soprattutto sui movimenti short, o meglio, esclusivamente oro, soprattutto se si è all'inizio e con bassi capitali, soprattutto sui movimenti short. Facebook user, il file Ulcer Index per oggi non dava l'oro long. Come fate a dire che era segnalato anche lì? L'oro long lo dava il filtro direzione. Eccolo qua. L'Ulcer Index smoothed, possiamo andare a vedere che cosa dicesse, ma non l'ho consultato. Oggi è il... Che giorno è? Non riesco a vedere nulla da qua. Oggi è il 5 febbraio. Allora, Ulcer Index Smoothed Oro. Vediamo un po' che cosa ci diceva per oggi. Nulla. Ulcer Index normale ci diceva che compra. Eccolo qua. Sia Ulcer Index che filtro direzione dicevano di comprare. Non era stato validato dal Ulcer Index Smoothed, in quanto l'Ulcer Index Smoothed identifica il giorno migliore della settimana per entrare a mercato long o short, e questo come si ecco. Nascondi foglio.
Allora, Loris De Marchi è sbagliato riga, è lunedì. In che senso? Oggi è 5 febbraio, no? L'ulcer index lo trovate, adesso ve lo apro. Qui. Eccolo qua. Quindi avete dashboard ulcer index normale daily, dashboard ulcer index smoothed daily, dashboard ulcer index weekly. Dashboard Ulcer Index Smoothed Weekly 5 febbraio 2021. È 5 febbraio oggi, giusto? Sì, vediamo dalla piattaforma. Ah no, oggi è 4. E allora nulla. L'Ulcer Index ci diceva. No, l'Ulcer Index era vendi oggi, non dava compra. È 4 oggi, porcaccia la puttana, non riesco a vederlo perché c'ho il telefono qui. No, è 5 febbraio, raga, non mi fate incasinare pure a me. Allora, 5 febbraio, eccolo. Ulcer Index Daily compra. Filtro, direzione, compra, statistic, Black Swan diceva vendi e infatti c'era concordanza minima. Quindi ah, ok, non si vede lo share, porcaccia la miseriaccia, aspettate con sto cavolo di StreamYard, aspettate che vi condivido. Allora, ecco vedete? Questo è il file Ulcer Index Smoothed. Anzi, questo qua lo potremmo chiamare Ulcer Index e Ulcer Index Smoothed. Potrei chiamarlo UI ed UIS. US Smooth, US, eccolo qua. Perfetto. Quindi oggi 5 febbraio compra oro, filtro direzione diceva compra oro, statistic Black Swan vendi, quindi concordanza minima. E entry level 1786, vabbè, sono entrato a 1787, ho arrotondato per eccesso. Il target l'avevo inserito a 1841 e però ho chiuso l'operazione a 1805 perché lo slippage me l'ha sminchiata, mi ha sminchiato l'antimartingala, quindi anziché fare entrare il terzo ordine ad una distanza di 8 dollari l'ha fatto entrare a 13 dollari e quella cosa non va bene perché sennò non ci sarebbe stato sufficiente capitale e margine percentuale ed economico per sostenere tutte le altre e quindi ho dovuto chiudere. Allora, vediamo un po'. Martin Baumgartner uguale percentuale. Hai fatto la stessa percentuale su quale strumento? Marco Salvatella, il segnale era corretto, segnava long, sì. Allora, Facebook chiuso, ma l'Ulcer Index dove lo trovo? Te l'ho mostrato, Ulcer Index Smoothed nella cartella c'è UI Daily e Weekly, UIS Daily e Weekly, quindi rispettivamente Ulcer Index normale e Ulcer Index Smoothed. Lunedì scorso oro short concordanza altissima, è andata long ed ho bruciato un conto da 400 euro. Eh sì, capita. Perché l'affidabilità analitica è pari all'oro del 51,44%, quindi 48 operazioni ti andranno in perdita e 51,44 su 100 ti andranno in profitto. Quello che devi fare è utilizzare l'antimartingala per massimizzare il profitto quando l'analisi statistica funziona. Oggi è 5, ma non si vede lo share. Ok, oggi 5, oggi è il 5.
Allora, Facebook user, ma è possibile che io fino a poco fa non vedevo il file Ulcerindex? Sì, è possibile perché te l'ho sbloccato adesso. Era nascosto, qualcuno l'aveva nascosto. Adesso l'ho sbloccato nuovamente. Allora, Loris De Marchi, io ho solo un unico file Ulcerindex Smooth nella mia area riservata. Mi sono perso altri file, anche diverso dal tuo. No, è uguale. Ulcerindex Smoothed, all'interno trovi UI ed UIS. Vai a controllare perché ho sbloccato i fogli che qualcuno aveva nascosto. Facebook user, ciao Manuel, come mai il petrolio dalla dashboard del file SBS mi dice di lasciar correre fino al 9 febbraio e invece su Esiti mi dice di chiudere alle 19? Ora prevale sempre Esiti a tuo avviso, chiuderesti tu? Sì, prevale sempre Esiti. Prevale sempre Esiti. Il foglio Esiti del file Esiti Roy Trading 2.0 performante prevale su tutti. Chiudi entro le 19. Allora, Loris De Marchi. Cos'è lo slippage? Dobbiamo starci attenti anche noi durante l'operazione. Eh sì, purtroppo sì. Tutti i broker soffrono di questa carogna. Lo slippage è quando ci sono delle esplosioni più o meno repentine, il prezzo potrebbe essere non battuto se si tratta di conti standard, quindi il prezzo potrebbe non partire al livello di prezzo che tu, sul quale tu hai inserito un ordine sell limit, un ordine buy limit, un ordine sell stop, un ordine buy stop. E come nel mio caso, che l'ordine era buy stop, anziché partire a 1800, a 1800, aspettate. Anziché partire a 1803, è partita a 1809 quasi. È chiaro che cos'è lo slippage? Allora, Dacre. Manuel, dacci dei consigli operativi. Prima parlavi di target estremo, come puoi aiutarci per operare in modo giusto? Spiegaci per favore. È attendere l'operazione short su oro del 9 febbraio. Calendario. Roy Trading. Allora, la prossima operazione, le prossime operazioni short su oro, per esempio. Sono queste. Aspettate che ho fatto una cazzata, secondo me. Sì. Sono queste. Quindi, la prossima operazione short su oro è il 9 febbraio. Il 10 febbraio, l'11 febbraio, poi c'è un giorno di stacco. Si ricomincia dal 15 fino al 19, tutte con concordanza media, il 22 concordanza alta. Quindi io che farò? Opererò fino a che inserirò il primo ordine, la prima antimartingala il 9 febbraio con livello medio che è stato efficientato come tutti gli altri di un 4%. E attendo che l'ordine parta. Nel momento in cui parte, monto l'antimartingala. Se l'antimartingala non si chiude entro il 19, la posso lasciar correre dal 9 all'11. Se si chiude, la reinserisco nei giorni in cui ci sarà nuovamente lo short con concordanza media. In questo caso specifico, io lavorerò 500 euro d'antimartingala. Successivamente farò la stessa cosa dal 12 al 19. E poi il 22 partirò con 5.000 euro di capitale, quindi 5.000 euro di stop loss su equity perché c'è concordanza alta. Non faccio altro che questo. Quindi io già so in anticipo quali sono le operazioni short durante l'anno, durante tutto il 2021. Attendo che vengano restituite dal file Esiti e quindi attendo che Roybot mi mandi il messaggio la mattina alle 6 e mezza. Loris Marchi, ho visto ora le varie tab all'interno. Ok, basta che hai risolto.
Dacr, ma tutti i pacchetti hanno Ulcer Index perché io non la vedo la cartella. Non lo so se tutti i pacchetti ce l'hanno. Quindi invia una mail a info@fastforecast.it col tuo pacchetto per chiedere informazioni. Con il nome del tuo pacchetto per chiedere informazioni relative a questo file. Leonardo Cominassi, Manuel, scusa, allora quando c'è lo slippage, cosa fai in quel caso lì per l'antimartingala? Io ho chiuso, bisogna chiudere. Perché più... Ciao mamma! Perché più la distanza, nel mio caso, doveva essere di 8 dollari e invece l'ordine è partito a 13 dollari, bisogna chiudere. Perché se no tutti gli altri ordini non avranno sufficienti soldi per partire. E si rischia di mettere sotto stress troppo il conto. Capita sempre lo slippage? No, dall'inizio dell'anno mi è capitato solo una volta. Come mai sei entrato ieri sera se operi di mattina alle 6:30 alle 8? Sono entrato ieri sera perché il prezzo... Ciao mamma, ciao Marco, ciao Volpe Franco. Perché il prezzo di oro aveva raggiunto anche il target più estremo. E siccome statisticamente doveva rientrare, sono entrato a 1787, che era il target più estremo di oro, che poi sarebbe stato restituito oggi come livello d'ingresso buy limit. Io ovviamente ho la possibilità di mandare avanti i file, e quindi avevo letto già gli esiti del giorno di oggi, avevo letto che il giorno di oggi si poteva entrare a 1866,80, ho arrotondato a 1787, e quindi ho inserito l'operazione. Loris De Marchi, il consiglio per noi rimane quello di rischiare sempre la stessa cifra. Yes, assolutamente sì. Io me lo posso permettere e lo faccio. È come se avessi destinato un determinato capitale, anziché a due strumenti, allo stesso strumento ma a due concordanze differenti. Facebook, ma non hai sempre detto che il capitale per esempio non deve variare per evitare di inficiare l'antimartingala? Sì, non deve variare infatti. Soprattutto se se ne ha poco, bisogna sempre che rimanga lo stesso. Facebook user, scusa, il ROI delle 100 operazioni? In che senso il ROI delle 100 operazioni? Per sapere il ROI delle 100 operazioni, ti prendo un link su oro. Che non riesco mai a trovare. Datemi un attimo di pazienza, abbiate un attimo di pazienza che cerco il simulatore. Eccolo. Allora, questo è il simulatore di guadagni. Ecco, Vittorio, oggi cosa si deve fare con oro? Niente più. Ormai è tardi. I giochi sono fatti e si ricomincia il 9 febbraio. Short. Concordanza media short. Quindi il 9 febbraio si inserirà ordine sell limit, chi ha i pacchetti base lavorerà sull'estremo efficientato del 4%, chi ha i pacchetti più evoluti lavorerà con livello medio anch'esso efficientato del 4%, si inserisce lo stesso target per ogni singolo ordine dell'antimartingala, nel momento in cui si lavora in manuale si monta l'antimartingala completamente. Dal primo livello fino al target, se si lavora con le A, si lascia gestire l'antimartingala dalle A. Allora, perché tu sapevi in anticipo il target estremo sull'oro? Hai visto dal calendario? No, perché io posso mandare avanti in maniera completamente autonoma i file di un giorno, di 10 giorni, di 4 giorni, di 30 giorni, quindi già posso sapere le operazioni.
che verranno restituite in quel giorno in relazione a determinati livelli di ingresso e di uscita. Ovviamente questo non è possibile farlo per... Non è possibile che voi lo facciate, voi studenti lo facciate. Allora, cosa sono l'APR e l'ADD nel Forex? Allora, questi sono due indicatori da cui non dovrete mai prescindere. Quindi l'APR è affidabilità analitica assoluta, probabilità di profitto relativa e ROI. Come sapete, anche tu sai, Loris De Marchi, che ogni singolo segnale viene lavorato. Viene restituito in funzione di un'analisi statistica descrittiva, cioè che descrive tutto ciò che è successo nei 20 anni precedenti su oltre 31 strumenti finanziari, e poi su questa analisi descrittiva viene fatta inferenza, quindi andiamo a cercare la probabilità che il prezzo possa fare un movimento più o meno repentino a rialzo o a ribasso. Sulla base di ciò, queste informazioni vengono lavorate nella zona centrale da 6 indicatori e sulle code da 2 indicatori. E vengono restituiti segnali random dalla statistica che vengono prima filtrati per ben 2 volte e poi sistemati dal più performante al meno performante. Chi ha il file esiti livelli medi di intraday con analisi della direzionalità, i segnali vengono ulteriormente filtrati grazie al grafico della direzionalità, come abbiamo visto in precedenza. Ogni volta che viene restituito un segnale, comunque ci sono sempre affidabilità analitica assoluta, che non è altro che il calcolo sulla totalità dei segnali restituiti in 20 anni che sono andati in profitto o in perdita. Nel caso di oro è pari al 51,44%, quindi sulla base di 100 operazioni 51,44 andranno in profitto e le restanti andranno in perdita. Come si massimizzano i profitti? Con l'utilizzo dell'antimartingala, che ci dà la possibilità di portare a casa almeno un ROI pari o superiore al 135% e anche superiore al 1000% quando ci sono degli shortoni interessanti. L'ADD invece è l'analisi della direzionalità, che è utile per filtrare ulteriormente i segnali che la statistica ci restituisce e ci indica sempre giorno per giorno, sulla base della totalità dei segnali restituiti, quali sono le valute che più di tutte devono essere comprate e vendute in quel giorno. Quindi si aumenta ulteriormente la probabilità di inserire a mercato delle operazioni che hanno più probabilità di andare in profitto. Allora, Martin Baumgartner, ma devo anche chiudere entro i 19 se adesso sta andando? No, se adesso sta andando e hai la possibilità di spostare lo stop loss in profit di tutti gli ordini partiti, spostalo e lascia correre l'operazione. L'importante è che proteggi profitti e capitale. Carlo Esposito, Manuel, posso chiederti una scaletta su cosa fare partendo dal file esiti, senza entrare nel dettaglio? Ho appena integrato il Lite con il Plus e mi sento disorientato. Allora, tu devi necessariamente... Non so se abbia o meno Roybot. Ok, se hai Roybot, è proprio Roybot che legge il file esiti per te e ogni ora ti restituisce i segnali degli... I segnali da inserire su determinati strumenti finanziari che in quel giorno sono stati restituiti dalla statistica, filtrati e poi sistemati dal più performante al meno performante. Se non hai Roybot, alle 6:30 ti colleghi sul foglio esiti del file esiti Roy Trading 2.0 performante. E se c'è il segnale sullo strumento finanziario che tu hai identificato e che vuoi lavorare, che devi lavorare per almeno 100 operazioni, inserisci l'operazione, se no, non fai nulla. Questo. Tu che hai il plus, molto probabilmente hai le A, quindi puoi sfruttare le A e quindi montarlo in piattaforma, inserire i 4 dati che le A ti restituisce affinché riesca in maniera completamente autonoma a gestire l'antimartingala anche quando tu non sei al PC. Manuel Santoro, Carlo Esposito, dimmi se sono stato chiaro. Buonasera Manuel, ma se per caso per qualche imprevisto personale salto qualche operazione e poi continuo comunque con le rimanenti operazioni da 100, salta tutta la strada e dimmi se mi sono espresso bene. Non le devi saltare le operazioni, perché non esistono motivi personali alle 6:30, in quanto ci vogliono 5 minuti per inserire ogni singola operazione a mercato, ogni singola antimartingala a mercato. O meglio, se lavori in manuale ci vogliono 2 minuti per inserire il primo ordine, durante la giornata vedi se è partito il primo ordine e monti l'antimartingala.
Se non parte il primo ordine, devi chiudere entro le 19, lo elimini entro le 19. Se non parte il primo ordine, devi lasciar correre, lo lasci correre e il giorno dopo, con le nuove istruzioni, aggiorni ai nuovi livelli di ingresso. E se lavori con le A, invece devi inserire il primo ordine e poi sarà le A a gestire tutto per te. Se hai problemi di tempo, le A è una buona soluzione, è un'ottima soluzione. Filippo Dell'Orto, entri anche se la concordanza è media? Sì, le faccio tutte. Media, minima, media, alta e altissima. Non lavoro solo concordanza alta e altissima perché durante l'anno sono solo 37, io ne devo fare 100 all'anno. Leonardo Cominassi, scusa Manuel, ma se uno è entrato già short oggi su oro a 1810, meglio chiudere o tenere se siete bassa? Se riesci a spostare lo stop loss in profit di tutti gli ordini partiti, lasciala correre. L'importante è che proteggi i profitti e capitali, anche se comunque l'ingresso short non era previsto. Vittorio Regazzoli quindi sale fino a cosa? Oh cazzo, sono andato troppo avanti. Allora, Dacr. Quindi, per capirci, stai dicendo che il prezzo raggiunge il target estremo, potremmo aprire un'operazione al contrario, sempre andavamo short, raggiunge il livello estremo, sì, io ho fatto questo ieri sera, in quanto sapevo che oggi sarebbe stato restituito il segnale buy da 1860, 1786 e 80. Martin Baumgartner, o entro le 23? Io preferisco entro le 19 perché dopo le 19 scema la volatilità e quindi preferisco chiudere, se si deve chiudere. Leonardo Cominassi, cosa vuol dire efficientato il 4%? Che abbiamo portato il livello di ingresso, abbiamo avvicinato i livelli di ingresso di un 4% rispetto ai precedenti. Quindi siamo andati ad intercettare i livelli estremi, medi ed intraday anziché con una probabilità del 99% al 95%. Ciao Demetrio, buon fine settimana a te. Manu, anche se non guardiamo i vari file SBS Future Index, visto che sono già filtrati i file ESI di me, possiamo attenerci solo a quelli? Non ho capito. Manuel, anche se non guardiamo i vari file SBS Ulcer Index, visto che già sono filtrati i file. Sì, puoi attenerti solo al foglio esiti del file esiti Roy Trading 2.0 performante. Ciao Adriana Moldovan. Oggi hai fatto altro profitto, ho saputo. Ciao Davide For. Ciao Matti King, ciao Perla Nera. Siete tanti. Ciao Floby Becara. Antonello Serbi di nuovo, scusate ma ho avuto un problema tecnico. Buonasera a te Antonello. Leonardo Cominassi, ma i segnali Telegram prendono i livelli medi o estremi? Nel mio caso prendono i livelli estremi, medi ed intraday, nel caso di Roybot normale prendono i livelli estremi. Oro a quanto arriva prima di martedì? Non lo so perché ancora non ho scompattato i file, lo farò nel fine settimana. Questa settimana è stata una serata proficua. Ottimo, risparmia i soldi. E noi lavoreremo. Il 9 dovrebbe essere lunedì, giusto? Allora oggi è 5, domani 6, 7. No, martedì. Quindi martedì 9 cominceremo a vendere oro. Grazie a te Facebook user. Allora, condivido l'email alla quale dovete inviare tutte le vostre richieste di natura commerciale, anche di natura commerciale, per essere contattati da uno degli esperti del team, in quanto
Fino al 14 febbraio i prezzi resteranno tali, poi aumenteranno del doppio. Prezzi che sono già stati decisi, data che è già stata decisa qualche mese fa. Io non vedo l'ora che arrivi il 22 febbraio, invece, così che inserisco questa nuova bella antimartingala da 5.000 euro con concordanza alta. Se andrà in trade out, per quanto riguarda la concordanza alta, dovrò aspettare a marzo, sì, ecco. Quindi il 15 marzo e il 16 marzo, tutte le altre, quindi 15 marzo, 16 marzo, 29 marzo e 1 aprile. Poi tutte le altre sono media e minima. Sì. Leonardo Cominassi, Manuel non vai mai long e short insieme. No, ho provato ad utilizzare gli straddle e gli strangolo con strip e strap sulle antimartingale, ma nella maggior parte dei casi purtroppo non portavo a casa nulla, perché il trading range, che molto spesso si palesa sui mercati finanziari, fa partire un'antimartingala se è in straddle, se è in strangle, ne fa partire un'altra e poi molto probabilmente vado con leggero profitto sia con l'una che con l'altra, oppure leggera perdita sia con l'una che con l'altra. E quindi non metto mai le strategie di copertura che ho approfondito per anni e che ho portato sul Forex dalle opzioni vanilla con l'utilizzo dell'antimartingala. Io decido uno stop loss su equity e lavoro con quello, massimizzando il profitto nel momento in cui l'operazione prende la direzione che la statistica aveva previsto. 5.000 euro ad operazione, beato te. Eh sì, ma nei file Excel dice anche se entrare un buy and sell. Certo, dice tutto. Il file esiti è questo. Dice concordanza massima, altissima, alta, media e minima, affidabilità analitica dell'operazione, probabilità di profitto, ROI, la leva, livello di ingresso estremo, medio, intraday, il target, la distanza tra i livelli e se chiudere o meno entro i 19. Ciao Alessio Pezzin. Un'altra domanda, Leonardo Cominassi. Per il discorso dell'expert, io ho inserito un conto MT4 di un broker, ma devo cambiare il nome del conto MT4 se poi voglio aprire Teletrade. Quanto mi consigli con Teletrade? 500. Dovrebbe essere 500 la somma minima che puoi bonificare ogni volta che fai un bonifico con Teletrade. Comunque all'interno della tua area riservata, è il numero diretto di Fabio Mieli. Ciao Antonella, di Fabio Mieli, che è il nostro referente diretto per Teletrade. Allora, invece di lavorare singola operazione, no, noi non lavoriamo singola operazione, noi lavoriamo in antimartingala. Se si lavora tutte le valute solo con concordanza alta e altissima, la vedi una buona strategia? La risposta è no, perché? Allora, la risposta è no, perché potrebbe essere una valida alternativa, ma di questa strategia non ho affidabilità analitica assoluta e probabilità di profitto. Quindi si farebbe una media, molto spesso a ribasso, di affidabilità analitica assoluta e probabilità di profitto. Allora, Adriana Moldovan e Alessio Pezzin dicono sì, minimo 500 euro per Teletrade. Credo il minimo di 500 euro sia solo per il primo versamento. Io ogni volta che bonifico faccio 1.000-2.000, quindi non vi so rispondere. Comunque, vedete, Fabio 2000, Fabio Mieli ha
all'interno della vostra area riservata, o meglio, il numero di Fabio. Tranquillo, Daniele, ovvio, le domande fanno crescere tutti. Allora, ragazzi, sembra che non ci siano altre domande. Prima che perda pure questa diretta su Instagram, saluto tutti. Mi raccomando. Ok, quindi 500 euro solo per il primo versamento, poi successivamente 200, anche 250. Ok, saluto tutti su Instagram. Intanto. E ricordo a tutti su Instagram che la prossima operazione ho short su oro è il 9 febbraio. Chi ha il calendario Rowe Trading sicuramente lo sa. E per qualsiasi altra informazione, sia di natura tecnica che commerciale, buon weekend a tutti. Inviate una mail a info@fastforecast.it. Boh, ve lo scrivo pure qua. Fast. Buonasera Instagram. Ciao Adriana. E buonasera a tutti. Buon fine settimana. Sì, Leonardo, devi seguire alla lettera le istruzioni che la statistica ti restituisce, senza se e senza ma. Ciao a tutti, grazie a voi. Prossimo appuntamento in diretta domenica, molto probabilmente dalle 18 alle 19.